Salve a tutti, questa è la prima puntata di Football Manager 2020. È un gioco che io amo da tanti anni, diciamo, ma non sono un grandissimo esperto, quindi vorrei cominciare a fare dei video insieme e magari vedere se c'è una serie che mi può piacere e quindi poi continuare. A me piacciono le sfide difficili, quindi non vorrei iniziare subito la carriera con una squadra facile o comunque una squadra importante, più che altro vorrei iniziare in maniera difficile. Quindi sarei indeciso se iniziare dalla serie C o dalla serie B. Le sfide che mi attraggono di più per quanto riguarda la serie B sono sicuramente quelle del Trapani. E poi andare ad allenare la Salernitana di Lotito non sarebbe nemmeno male, però c'è anche il Perugia che ha una squadra interessante e molto carina. Io direi di iniziare dal Trapani, perché è una squadra della mia regione e so che ultimamente non sta andando benissimo e quindi magari mi piacerebbe poter vedere se riesco a farla salvare quantomeno e poi si vedrà. Andiamo sulle impostazioni avanzate, diciamo già così come è impostato il mio computer, che non è un computer molto, molto potente, però diciamo potremmo inserire 3 o 4 campionati e probabilmente andrebbe anche bene. Questo potrebbe essere una soluzione interessante, quindi Italia, Inghilterra e Spagna, tutte e tre giocabili, però sulla Spagna io direi solo prima divisione. Mentre sull'Inghilterra anche la Skybet Championship sarebbe male. Per il resto, aggiungere campionati, quali campionati potrebbero essere interessanti? Uno francese, direi che magari è interessante. E poi mettiamo Argentina e Brasile, ma non giocabili. Li mettiamo in modo tale che siano solamente visionabili, ma non giocabili. Quindi si possono trovare anche dei giocatori lì, ma non. Quindi, Ligan. Qui parliamo della sì, anche sì, però essendo che comunque non ci giocheremo va bene così. Ha una velocità abbastanza buona, quindi andrei avanti. Iniziamo la partita, vediamo un po' come vanno le cose. Dicevo, il mio computer non è molto potente, però credo che comunque possiamo divertirci. Allora, il profilo, diciamo io ho già un profilo su Football Manager e quindi potremmo utilizzare questo, che comunque è già un buon profilo, giusto per non complicarci troppo la vita come prime esperienze. Qua io direi lasciare tutto così com'è e quindi possiamo andare avanti e vedere che cosa ci riserva. Siamo entrati al posto di Castori, schermata standard. Questa è un po' la storia del Trapani Calcio. Il Trapani Calcio è una squadra professionistica che è stata promossa recentemente dalla Serie C. Gioca al provinciale, diciamo, ha strutture di allenamento ottime e strutture per le giovanili essenziali. Il campo di allenamento della squadra è Roberto Sorrentino e se ci alleniamo lì. E vabbè, qua poi parlo un po' della storia del Trapani. Questa è la squadra che si schiera inizialmente con un 4-4-1-1. Io già anticipo che il mio schema preferito è il 4-3-1-2, l'ho detto anche nel canale di Araba Phoenix, quindi credo si sappia. Però credo che sì, anche il 4-4-1-1, giusto per non snaturare un po' troppo la squadra, che non mi sembra nemmeno malaccio. A Pirrello, che se non sbaglio è un ex Palermo, Scaglia un ex Bari, poi a Biabiani, che qualche anno fa doveva venire al Milan, poi finì all'Inter, Carnesecchi, che è il portiere dell'Under 21, se non sbaglio, e poi a Dalmonte Pettinari. Quindi io come prima cosa, diciamo che non conoscendo benissimo buona parte della squadra, farei un'analisi su quella che è la squadra e poi magari vedrei se è possibile trovare qualcuno,
magari a costo zero, considerando che le economie non è che siano, le finanze non sono particolarmente floride, magari sarebbe questo il caso. Comunque l'obiettivo è quello di raggiungere poi successivamente, diciamo, le parti alte, per adesso l'obiettivo principale è prendere giocatori sotto i 23 anni, non prendere giocatori con più di 30 anni, non sforare il budget e di lottare con coraggio per la salvezza. Mi sembrano obiettivi abbastanza fattibili, non particolarmente complicati, non particolarmente difficili. Allora, io diciamo non sono un grande fan delle conferenze stampa, quindi non vorrei fare questo. Sullo staff no, perché ce l'andiamo a cercare noi. L'amichevole sì, per cominciare a capire un po' come la squadra, come gioca e tutto il resto. Quindi andremo avanti. Quindi qua ci sono un po' tutte quelle che sono le informazioni standard che ti fanno vedere, tipo i giocatori dell'ultimo anno di contratto, la riunione, conoscere la squadra, le tattiche e tutto il resto. Diciamo, già ho dato uno sguardo abbastanza generico su quelle che sono le tattiche. Io penso di non snaturare. Poi vediamo anche i giocatori che abbiamo in campo. Questi sono i giocatori all'ultimo anno di contratto. Io direi di applicare un po' fare un po' allo staff. Ecco, qui è praticamente un ribadire quello che era stato fatto prima, quindi quello che era stato detto prima, quindi non ci sono problemi. Queste sono un po' tutte le regole della selezione, quindi non possiamo avere più di 20 giocatori sopra i 23 anni, non possiamo avere più di 18 giocatori con più di 23 anni. Non abbiamo teoricamente un limite al numero dei giocatori, fino a un massimo di 99, però al momento diciamo io ne abbiamo 17, quindi io mi porterei sui 23, quindi farei qualcosa come acquisto. Allora, andiamo a vedere subito la squadra, un po' che. Anzi, la prima cosa che io faccio di solito è questo. Proprio in assoluto la prima cosa, tutoraggio, chiedi al vice e via. La squadra mi sembra abbastanza completa in tutti i ruoli, quindi abbiamo tre portieri, a parte Carnesecchi che conosco, gli altri li conosco ben poco. Castrati mi sembra un buon portiere. Quindi non, poi ha 22 anni. Stancampiano, anche lui, diciamo, un terzo portiere. Si lamenta con l'arbitro, va bene, ok. Poi, se non ho capito male, questo Strandberg è il migliore di tutti i difensori, quindi io direi teniamolo. E anzi, quasi quasi io farei un'offerta di contratto, perché mi pare che non è scadenza, rischiamo di perderlo. Allora lui ci chiede 512 mila euro annui, noi ne possiamo spendere massimo 300. Quindi io direi, se io tolgo la clausola di rescissione e aggiungo anni, gli dico che lo stipendio è standard questo, no, rifiutato, vabbè, ci vediamo poi a fine anno, a inizio anno vediamo cosa si può fare. Pagliarulo, 35 anni. Lo terrei solo per quanto riguarda il carisma, non lo terrei per altro. Fornasier lo conosco, è un buon difensore, la Serie B fondamentalmente. Scognamiglio, sì, un buon difensore. Pirrello, ex Palermo, lo conosco bene, non è eccelso, però ha ancora 23 anni, quindi teoricamente ha anche margini di crescita. Buongiorno, questo sono quelli del Torino, esatto, del Torino l'ho visto quest'anno in Serie A, buonissimo, teniamolo, quindi come base non c'è male. Poi iniziamo con i difensori esterni, quindi Fausto Grillo è un gran giocatore, marcatura 16, carisma 14, è giusto per scadenza, quindi se fosse possibile io attivo subito la clausola di rinnovo. Me lo tengo bene. Sheiban David, giocatore israeliano, ha 21 anni, al momento non mi dice nulla di che, potremmo darlo in prestito, vedremo. Poi c'è Lorenzo Del Prete, che è proprio un terzino,
E quindi io andrei a vedere quelli che sono gli attributi del terzino, quindi i contrasti e i passaggi fondamentalmente, e quello che poi è la corsa, quindi la velocità, e mi pare anche un buon giocatore. Yakimoski a sinistra pecca un po' nei contrasti, pecca un po' nei cross, no, nei cross va bene, non è malaccio, 29 anni, provassimo qualcosa di meglio non sarebbe proprio tanto negativo. Moses Ogier, tipico centrocampista fisico, ha anche una buona percentuale in marcatura, 22 anni. Questo io direi di tenerlo, vediamo se riusciamo a rinnovare il contratto. Ti chiede anche poco, ok. Tagurdò che è dato nella formazione titolare. Questo è un ottimo centrocampista. Questo è un ottimo centrocampista, anche lui va in scadenza, quindi vediamo se riusciamo a rinnovarlo. Poi abbiamo Enrico Canino. Dammi di che questo lo possiamo tenere giusto perché a centrocampo siamo poco coperti. Dammi di che Mamadou Coulibaly, ventenne senegalese, ma niente di che, buon centrocampista, sì, ha 13 in contrasti, buono, ok. Salvatore Aloi, buon giocatore, ok. Luigi Alberto Scaglia, questo sì, uno di quelli titolari, lo dicevo, tifosi, chiede il sostegno dei tifosi, ok, vabbè. Grigorio Luperini, buon giocatore. Tomas Kupić, questo in realtà non mi dice niente, quindi se fosse possibile rimandarlo al Bari, no, non. Ok, Biabiani per la categoria è top. Dal Monte, 21 anni, Fantasia 12, può crescere. Mbala Zola, questo attualmente gioca nella realtà gioca nello Spezia, quindi mi pare un gran buon giocatore. Addirittura in prestito, se io riuscissi a riportarlo, non sarebbe per niente male, no. E poi abbiamo Felice Vacuo, quanti anni avrà Felice Vacuo? 36. Felice Vacuo, colpi di testa, equilibrio, integrità fisica, ma 9, quindi. Però a finalizzazione 15, quindi questo potrebbe essere quello che inserisci sempre all'ultimo e vedi se va. Stefano Pettinari, ok, va bene. Piszczek, 24 anni, un attaccante che ha 10 in finalizzazione e 11 in freddezza. Se troviamo qualcosa di meglio, non è male. Vediamo nell'under 20, perché io tendo sempre a portare qualcuno dall'under 20 perché mi piace questa idea, quindi in questo momento io potrei portare quelli che hanno 19 anni di base. Quindi qua l'unico che ha 19 anni che mi sembra di aver visto è Giuseppe Danca. Che non è niente di che, ma portiamo, io direi di portarlo comunque per far numero. Poi vediamo, magari filtrandolo per valore, Filippo Tolomello, questo può giocare a destra, 17 anni, questo è un bel giocatore, però io lo terrei, questo l'azzarderei in prima squadra. Riccardo Cataldi, no, troppo poco. Laurenzi Figli, vabbè, noi anche come squadra ci siamo. Quello che volevo andare a fare come prima cosa e poi vediamo, come preparatori diciamo che in questo reparto siamo abbastanza coperti e teoricamente per essere una squadra che deve lottare per la salvezza non siamo messi nemmeno male. Quello che dobbiamo andare a vedere qui è sicuramente un direttore sportivo, un direttore tecnico, un capo match analyst, un altro osservatore, poi match analyst e gestore prestiti. Che direi, il gestore prestiti e il direttore tecnico ne farei anche a meno, gli altri penso, anche un osservatore potremmo farne a meno, quindi io prenderei il direttore sportivo,
quindi metto un annuncio e mi arriveranno le offerte, capo merchandise, poi metterei il merchandise e basta. Qui ci manca un capo preparatore a recupero infortunati, quindi io direi che possiamo anche andare, perché comunque poi per il resto siamo abbastanza coperti. Quindi questa è la prima cosa, la prima parte. Ho una buona sensazione su quello che è. Poi andrei a vedere il rapporto squadra. Rapporto squadra ancora non abbiamo nessuno, ok, perfetto. Abbiamo diversi giovani talentuosi di prospettiva, come Alessandro Martina, Laurenzi, questi me li suggerisci tu, quindi io li porto in prima squadra, nel dubbio. Riccardo Cataldi, ok. E Alan Castrati è il migliore tra le buone opzioni in grado di giocare in porta, ok. Jakimowski è il migliore tra le buone opzioni in grado di giocare sulla sinistra, non sono d'accordo. Gianni De Benvenuto è una delle quattro buone opzioni, ok. Lorenzo Del Prete è un'ottima scelta se schierato nello sulla fascia difensiva, ok. Strandberg, ok, top, top. Tagurdo, e questi diciamo sono abbastanza a posto. Quello che diciamo è i punti deboli, su questo sono già d'accordo, l'avevo notato anche io. Non ci sono grandi qualità tra i giocatori del club al di fuori di quelli in prima squadra, e sono d'accordo. Sarebbero meglio se ci fossero altri giocatori oltre Dal Monte, e sono d'accordo. Dal Monte nel ruolo sulla tre quarti offensivo non è altro che un'opzione accettabile, la rosa deve essere ancora migliorata in questo reparto, e sono d'accordo. Maggiore profondità nel ruolo della fascia difensiva destra potrebbe aiutare, quindi prendere un terzino destro, sono d'accordo. C'è qualche preoccupazione riguardo i movimenti senza palla, la squadra è carente nel calciare i rigori, è nervosa nei contrasti, si nutre qualche preoccupazione per le alte dei portieri, quindi i portieri sono uno dei punti più deboli, la squadra è carente nella lettura del gioco, non mostra grandi capacità decisionali, sempre i portieri, manca tecnica, e ci rimandiamo quindi a quello che dicevamo su Dal Monte, sui cross, ci rimandiamo a quello che diciamo su Jakimowski, e comunque sulla fascia destra e sulla fascia sinistra. E boh, vabbè, manca tecnica, fondamentalmente manca tecnica. Quindi come prima cosa che io andrei a fare, a parte l'allenamento, io tendo sempre a delegarlo praticamente al vice o comunque a chi se ne occupa, e quindi staff, responsabilità. Per quanto riguarda responsabilità staff, gestisce la sezione della squadra, io impostare, questo lo facciamo delegare, vabbè, no, però non bisogna dire niente, più che altro dovremmo delegare quelli che sono assunzione, allenamento, ok, già è delegato, perfetto. Quindi andiamo a vedere se riusciamo a affrontare questa prima partita con l'Under 20, e poi direi che come prima puntata potremmo anche chiudere qui per non andare poi troppo, troppo lontano, e poi ci vedremo sabato prossimo per cercare di fare un po' quello che sarà il calciomercato del Tramani, perché io ho già qualche idea vaga su chi portare ce l'ho, e credo di avere anche delle buone idee. Vi do un indizio, così vediamo se lo indovinate. Questo è intanto quel codicenico. Ha giocato nel Milan e ha fatto un clamoroso gol al Parma, e attualmente gioca nella Regina. Quindi questo è il codicenico, ve lo chiediamo al monitor in seconda. Andiamo avanti. Quindi questi sono i rapporti che abbiamo già visto, questo niente di che, presentiamoci alla squadra, speriamo di non fare danni, qua di solito io faccio sempre danni, quindi ok, aspettiamo una volta dura, ma tutte le posizioni del lavoro tu prevede la retrocessione, ok, perfetto, è esattamente tipo reazione, il codice etico qua non fanno mai problemi, ok, andiamo avanti, affrontiamo la prima partita con l'Under 20. Ah, faremo un amichevole con lo Shakhtar. Ottimo. Allora, quindi, cominciamo.
Quindi io direi, a me piace giocare tanto, dato che abbiamo un 4-4-1-1, io direi di fare le fasce. Quindi dove noi possiamo andare, appunto, a mantenere qua, fa un 4-4-2 e fare un 4-4-1-1, così gioco anche dal monte e della formazione standard. Facciamo scelta veloce, vediamo se mi trova d'accordo. Diciamo, qua ci sono delle aree che sono un poco scoperte. E questo è ipotizzabile perché abbiamo delle lacune, ampissime lacune. Però io sto pensando, noi abbiamo Luperini, che Luperini fondamentalmente è un centrale. Quindi se io faccio invece un 4-2-3-1, 4-2-3-1, e forse siamo messi meglio. Forse siamo messi meglio. Vediamo così. In possesso, io qua lascerei tutto com'è. Non dare poi troppe indicazioni ai giocatori. Il contropiede. Oh, il problema del contropiede è difficile perché se hai una squadra troppo avanzata il contropiede è un problema. Quindi se tu la arretri un pochino e gli dici di fare il fuorigioco, magari andiamo d'accordo. Vediamo così. Quindi affrontiamo la prima partita, poi io tendo a metterlo sempre il gioco abbastanza veloce, la partita abbastanza veloce, perché comunque essendo manageriale, la parte principale è manageriale. Quindi io direi aggressivo, voglio la vittoria. Gioca. Quindi modifichiamo qui, perché se no, quindi media velocità. Ok. Play non mi interessa. Azioni chiave. Ok. Quindi noi siamo questi. Ok. E ancora 8 minuti. C'è poco. Molinari del prete. Sì, è il gioco che piace fare a me. Vediamo se avrò ragione. Jakimovski, il terzino sinistro, e batte i rigori. Non è male come idea. Quindi allora, mi sono uscito carne secchi del prete strano e Pirello Jachimoschi, che poi secondo me non sarà la parte titolare, la difesa titolare questa. Perché preferirei schierare Buongiorno o Fornasier insieme a Strandberg. Koulibaly, ok, col pani va bene, abbiamo Hojer, ma Hojer è speculare a Koulibaly, quindi in realtà o l'uno o l'altro, non ha senso mettere due giocatori fisici, due incontristi, ti serve anche quello che è capace di creare. Ok, i lanci lunghi funzionano, poi è sempre una prima partita con l'Under 20, quindi siamo sempre lì, non è che sia. Però in 30 minuti 2-0, la squadra sta girando, c'è un'iniziativa personale di Pettinari e poi Jakimovski e assist di Biebiani. E Biebiani, spostandolo più avanti, probabilmente è più il suo ruolo e quindi si trova più a suo agio. Vedremo poi durante la stagione. Riusciamo a tenere palle, questa è una cosa che mi piace. Ok, stanno andando bene, non aggiungerei altro, direi. Andiamo così. Ok, mi sembra il momento giusto per fare i cambi, quindi io metterei Castrati, metterei Buongiorno, metterei Fornasier. Hojer, poi metterei Piszczek, poi Moscati no, non mi interessa, Felice Vakur non mi interessa. Ok, vediamo così come va. Cerchiamo di fare dei cambi di volta in volta, non fare dei cambi come
così avventati. Quello che sarà importante è registrare la difesa, perché la difesa è un settore cardine, perché puoi fare tantissimi gol, ma se non sai difendere in questo gioco è come se avessi un bug. Quindi forte che prendi il primo gol e prendi il secondo, di solito poi ne prendi tantissimi. Io in una partita addirittura, quando allenavo il Benevento, Cittadella Benevento, il Cittadella era già stato promosso in Serie A perché aveva vinto il campionato, e la partita è finita 6-3 per il Cittadella. Quindi poi a volte o non segni mai, ci sono le partite in cui tu provi a giocare ma non segni mai, e poi ci sono le partite invece in cui anche praticamente i portieri segnano. Quindi ok, vorrei fare l'ultima modifica, mettere quelli che non hanno giocato, e quindi Felice Vacuo, sì, ho messo Felice Vacuo al posto di Piszczek volutamente. So che era già Piszczek un cambio, però mi sembrava il caso di fare così. Quindi vediamo, siamo all'89esimo. Partita così, 2-0. Prima partita, con Under 20 tra l'altro. Io mi sarei aspettato un po' di più, però va bene, ok. Quindi io direi, questa è la prima parte di questa serie, che sarà su Football Manager 2020. Abbiamo scelto la squadra, stiamo cercando lo staff, abbiamo preso confidenza un po' con la squadra, abbiamo fatto la prima partita amichevole. Prossima settimana faremo il calciomercato e chiuderemo la parte dello staff, quindi vedremo un po' di sistemare questo. Questo io poi fondamentalmente non è altro che la rosa per il ritiro, va bene, ok, nessun problema. Quindi la settimana prossima io penso di fare questa seconda partita per cercare di andare avanti. Quindi iscrivetevi al canale, a questo e ad Araba Feni.